sapore preciso dei giorni in aprile e l'ingenua incoscienza della mia età. Che ne sai? Tu che ok, io sono molto contenta di presentarvi oggi le tre associazioni che sono presenti qui con queste due meravigliose persone che sono Sara D'Angelo e Cristian Luciani. Le tre associazioni sono la Fattoria della Pace, Vita da Cani e la Rete dei Santuari. E la Fattoria della Pace in particolare gestisce un rifugio per animali extra da reddito, circa 80 animali che vanno dalle mucche ai cavalli agli asini, dove questi animali possono vivere in completa libertà dimenticandosi di tutte le sofferenze che hanno sofferto, che hanno patito prima in situazioni tipo macelli e cose del genere. E Vita da Cani è una onlus antispecista impegnata nella lotta per la liberazione animali e gestisce due parco canili e due santuari di animali salvati anch'essi dall'industria della carne. E da qualche tempo esiste anche la Rete dei Santuari di Animali Liberi, che è un network di queste associazioni, ce ne sono anche altre, poi ci spiegheranno bene loro, che si stanno unendo appunto per avere un'azione più forte di promozione e di divulgazione, per far capire come gli animali possono e devono vivere per essere veramente loro stessi e non sfruttati. E mentre cerchiamo di risolvere un problema di un video che volevamo farvi vedere, dietro ci sono delle immagini, questi sono ospiti di Oasi, quindi della Fattoria della Pace. Ma voi mi sentite? Sì. Ok, per il bomba. E io sono Sara, ringraziamo l'organizzazione di Suaveg per averci invitato, per aver dato spazio alla realtà dei santuari, che è l'argomento per il quale siamo qua oggi io e Cristian a parlarvi. Io vengo, come già stato detto, dall'associazione Vita da Cani, che nasce nel 1992, ma che più o meno dal 2000 gestisce il progetto Porci Comodi, che è il progetto attraverso il quale noi ci occupiamo di animali cosiddetti da reddito, cioè quelli che normalmente vengono considerati da reddito e che per noi invece sono animali e basta. Li ospitiamo all'interno di due santuari, quindi di due rifugi, dove trovano rifugio, vengono salvati dall'industria della carne e dal macello. E la prima struttura, diciamo, il rifugio madre è a Magnago, in provincia di Milano, sono 40.000 metri di verde, dove vengono ospitati circa 150 grandi animali da reddito, quindi non galline e animali da cortile, ma soprattutto maiali. Abbiamo 30 maiali, un branco di 30 maiali, abbiamo dei cinghiali, abbiamo tre bovini, due tori e una mucca, e abbiamo 5 equini e oltre un centinaio, 115 tra pecore e capre. Tutti sarebbero diventati cibo e invece da noi hanno un nome e vivono la loro vita così, senza dover produrre nulla. Recentemente, nell'aprile di quest'anno, abbiamo riaperto la sede secondaria, quindi il secondo santuario Porci Comodi, che è relativamente qua vicino, sotto troverete anche il banchetto, a Chiari, in provincia di Brescia, dove stiamo appunto avviandolo adesso, quindi gli ospiti sono ancora relativamente pochi, però ci sono già diversi bovini, degli equini e delle capre, dei piccoli animali da cortile. Passo, ora facciamo proprio una mini presentazione dei due enti, poi parliamo dell'argomento di oggi che è i santuari e la rete dei santuari di animali liberi. Passo la parola a Cristian che vi dice due cose di Oasi e poi iniziamo. Ciao a tutti, appunto io sono qua a parlare della Fattoria della Pace in Oasi, oltre che poi la rete dei santuari,
è un rifugio a Pisa, si estende su circa 3,5 ettari, nel parco di San Rossore, che siamo riusciti ad ottenere 2 anni fa, dopo una lotta lunghissima, circa un anno, perché appunto il luogo che ci aveva fatti iniziare, il proprietario non ci permetteva più di andare avanti. Ci siamo trasferiti lì, sono pian piano aumentato gli animali, ad oggi appunto vivono circa 80 diciamo, soggetti, individui, che vanno da animali molto piccoli, galline, anatre, conigli, fino a molto grandi, diciamo fino a un bue gigante di circa 1 tonnellata di peso. In questo luogo noi diciamo, facciamo varie attività, partendo chiaramente dalla prima, quella di ospitare questi soggetti, ma anche poi quella della divulgazione. Infatti siamo molto attivi sul fronte visite guidate. Lo scorso anno sono venuti 2600 persone in visita interna al rifugio, per noi è un numero veramente molto molto importante, tutte persone che hanno avuto la possibilità di incontrare direttamente questi animali e magari fare per la prima volta in vita loro una grattatina sotto la pancia a un maiale oppure in mezzo alle corna ad una capra. Diciamo, sopravviviamo grazie al sostegno economico e del volontariato, come un po' tutti i santuari. Per chi vuole, diciamo, informazioni più dettagliate di POSI può venire al nostro stand che abbiamo qua insieme agli altri, e durante la presentazione della rete andrò un pochino più nello specifico dell'importanza, ad esempio, della divulgazione che si fa all'interno dei santuari. Rilascio la parola a Sara, grazie. Nel mentre si è aperto il succo di frutta nella borsa e quindi ho i soldi di vita da cani che gocciolano. Vabbè. Ok. Allora, non so, il video funziona? Forse, proviamo. Allora, le immagini che vi facciamo vedere ora e sopra parliamo sono l'anteprima, cioè una pillola di un video che uscirà ad ottobre proprio sui santuari e sulla rete dei santuari. Quindi non è un video completo perché non c'è parlato, insomma mancano alcuni aspetti, però sicuramente le immagini possono darvi un attimino un'idea di che cosa stiamo parlando e di cosa sono e cosa comunicano i rifugi per animali cosiddetti da reddito. Sì. E quindi l'idea è che
in un network forse riusciamo a risolvere e a raggiungere alcuni obiettivi insieme in modo molto più rapido. E così è stato. I primi tentativi di creare una rete nascono timidamente nel 2012, in prime riunioni in zona Firenze, dove abbiamo gettato i primi semini, e poi nel 2014 abbiamo ufficialmente dato vita alla rete dei santuari di animali liberi. All'interno di lei ho l'idea, un maiale a cute scura bellissima viene dalla Trentino Salumi, sarebbe diventata insieme al suo fidanzato Naso la brisaola, sostanzialmente carne che viene normalmente consumata sulle tavole. È Giuliana e quello dietro è Tofu. Giuliana è una delle pochissime mucche in Italia, le altre le ha iposi, ad essere stata regolarizzata pure in assenza di documenti. Cioè Giuliana è entrata in santuario perché è stata liberata da un attivista e quindi era sprovvista di segni di riconoscimento, noi l'abbiamo accolta, abbiamo tentato di regolarizzarla. Purtroppo se la regolarizzazione, l'immissione in santuario di animali come ovini, capre, maiali è molto semplice, bisogna attuare una procedura e poi è semplice far entrare l'animale in santuario. Per i bovini la disposizione dell'ASL è che se sono sprovvisti di documento, di passaporto e di microchip devono essere uccisi o distrutti, non è prevista la regolarizzazione. Con Giuliana abbiamo fatto una fortissima battaglia, siamo riusciti a regolarizzarla e insieme a noi anche il POSI è riuscito a regolarizzare altri due bovini, e quindi piano piano diciamo lo scenario cambia. È questo uno dei motivi per cui bisogna lavorare insieme. Il santuario a tutti gli effetti in Italia non esiste. Noi parliamo di santuario perché siamo degli ottimisti. Noi non siamo altro per la legge italiana che degli allevamenti, esattamente come i nostri nemici, quelli che noi andiamo a combattere. Quindi veniamo equiparati a allevatori di suini, di bovini, di caprini, di equini, a seconda delle specie di animali che noi ospitiamo. Quindi ugualmente agli allevatori noi subiamo e siamo soggetti agli stessi medesimi controlli, perché i nostri non sono considerati animali, anche se sono usciti dalla catena alimentare, ma sono considerati nient'altro che carne da vendere al chilo, quindi carne che cammina. Questo per noi è inaccettabile sia dal punto di vista pratico, perché dobbiamo gestire tutta una serie di problematiche e di intoppi burocratici che ci complicano grandemente la vita, a noi e ai nostri animali. Ogni volta che bisogna spostare un animale occorre fare procedure come se questo animale andasse al macello, e quindi occorre fare dei prelievi, dei controlli, delle pratiche ASL, quando invece magari lo spostiamo da un santuario all'altro o il viaggio a due tragitti, l'andata e il ritorno, cosa che non è mai prevista, perché di solito i viaggi per questi animali sono viaggi a senso unico. Quindi sia dal punto di vista procedurale, pratico, noi non siamo un allevamento e quindi non vogliamo perdere tutto il nostro tempo dietro a queste pratiche assurde, ma c'è una motivazione ancora più importante, che è una motivazione strategica e politica. Noi non siamo un allevamento, l'allevamento è tutto ciò che noi combattiamo dal punto di vista ideologico, politico, strategico. Quindi noi, la legge italiana non riconosce il santuario, i singoli santuari da soli e i santuari riuniti insieme nella rete stanno facendo una battaglia per arrivare a un riconoscimento giuridico dello status del santuario. Quindi, come c'è il gattile e il canile, ci deve essere il rifugio per gli animali salvati dall'industria della carne, diciamo per gli altri animali. Nello stesso modo, questi animali all'interno del santuario non devono più sottostare a delle regole che sono state studiate per degli animali che non sono animali come loro vengono gestiti, ma sono animali che vengono purtroppo mandati al macello. Quindi ciò che noi vogliamo è un riconoscimento giuridico del santuario, è un riconoscimento dello status dell'animale rifugiato, ovvero nel momento in cui viene sottratto alle logiche dello sfruttamento e del dominio che la nostra società impone su tutti gli animali che non sono i pet, e anche un po' sui pet,
noi vogliamo che questi animali acquisiscano dei diritti che di fatto loro già dovrebbero avere, ma che la collettività e le istituzioni li riconoscano e quindi non li considerino più carne da vendere, quindi carne che deve essere controllata. La gestione di qualunque malattia o controllo delle malattie all'interno delle nostre strutture ovviamente è per il benessere degli animali, per la vita di quel singolo soggetto, ma dal punto di vista dell'organismo che ci controlla, quindi dell'ASL, dei servizi veterinari e del Ministero, ciò che interessa è la salute pubblica, cioè quanto possano essere malate, tra virgolette, le carni o i prodotti che quell'animale andrà a produrre. Quindi, paradossalmente, alcuni farmaci che magari sono fondamentali in quel momento per salvare la vita all'animale non dovrebbero essere somministrati perché rimangono in sospensione delle carni che poi dovrebbero poter essere consumate, cosa che da noi non accade. Quindi quello che noi vogliamo fare non è prendere degli animali e metterli in salvo e punto, vogliamo cambiare il sistema, vogliamo innanzitutto in prima analisi uscirne da questo sistema e far capire che noi siamo un'altra cosa e poi vogliamo che i nostri animali siano ambasciatori della loro specie, cioè i santuari sono il luogo in cui, l'unico luogo in cui si può sperimentare l'empatia, si può andare vicino ad alcuni di questi individui, conoscerli, incontrarli e chi è un minimo predisposto può iniziare un percorso, sperimentare appunto un'empatia, una vicinanza, riconoscersi negli occhi, nella pancia di questi animali e quindi capire che non sono cibo, capire che tutto quello che così distrattamente, senza neanche prestarci la dovuta attenzione, viene considerato carne, considerato cibo e consumato, non è cibo. Gli animali sono individui e aspirano a libertà che noi cerchiamo di dargli, ma che non è possibile nella nostra società, quindi noi semplicemente li mettiamo nel recinto più ampio possibile. Questo è quello che noi riusciamo a fare oggi. Un reinserimento nella vita libera per alcuni di loro non sarebbe neanche pensabile perché sono frutto di anni di sfruttamento, di selezione, di abbruttimento della loro unicità, cioè di quello che erano loro come individui, la loro specie era qualcosa di diverso. Cerchiamo di trovare quanto più assomiglia a loro in natura e cerchiamo di restituire a loro una vita il più etologicamente corretta che è possibile date le circostanze, perché siamo ovviamente in un clima ostile. I nostri animali al di fuori del nostro recinto sarebbero morti, sia perché non potrebbero vivere da soli, perché i maiali sono selezionati per morire da bambini, sono poco più che dei cuccioli quando vengono macellati dopo una vita di inferno. E da noi invecchiano e quindi poi presentano malattie che nessuno sa curare perché nessuno gestisce cura, non è interesse di nessuno andare a curare un maiale che pesa quasi 400 kg e le ossa, la struttura ossea, le cartilagini, la colonna non riescono a sostenerlo perché è fatto per ingrassare, per quanto noi riteniamo il più possibile con possibilità di movimento e con una dieta corretta, ugualmente sono animali che hanno un cuore, un sistema respiratorio che a un certo punto in qualche modo collassa. Quindi è ovvio che tutto quello che noi facciamo oggi è solo un compromesso, ma cerchiamo di arrivare a far vedere alle persone come dovrebbe essere la vita di questi animali e quasi mai è. Quindi l'obiettivo principale del santuario non è salvare il numero più alto di animali possibile, certo, c'è anche questo. Noi ogni vita che riusciamo a portare in salvo per noi è un successo importantissimo, ma non possiamo pigiarci dentro migliaia di animali e poi diventare ovviamente degli allevamenti intensivi noi stessi. La cosa più importante deve essere il messaggio, ovvero i santuari devono fare comunicazione, devono spiegare che cosa succede a questi individui nella nostra società e come invece dovrebbero vivere loro. Questo è fondamentale. E quindi, unendoci, stiamo mappando le altre realtà come noi, abbiamo scoperto che non sono così poche. Attualmente all'interno della rete ci sono sei o sette santuari che devono avere dei principi.
E quindi abbiamo cercato di darci una carta etica e di individuare quali fossero, pur nelle peculiarità dei singoli enti, ma quali fossero i principi fondamentali dai quali non si potesse prescindere. Che gli animali ospiti del santuario, per esempio, non si debbano riprodurre. Noi consigliamo la sterilizzazione, ma comunque che siano messi in condizione di non riprodursi, perché viviamo in una società in cui a loro non è concessa una vita libera, non ha senso che incentiviamo la riproduzione di questi animali. Se è possibile mantenere un altro soggetto e dare spazio a un altro soggetto, non dobbiamo metterlo nel mondo, ma dobbiamo andarlo a salvare dallo sfruttamento a un altro soggetto prigioniero, dare il più possibile una vita libera. Gli animali non devono fare nulla, quindi uno dei capisaldo della rete è che non debbano lavorare, non debbano produrre, non debbano fare un fico secco, debbano riposarsi. Quindi quello che noi di solito diciamo è che all'interno dei santuari si sperimenta un'economia al contrario, ovvero gli animali che per tutti sono da reddito, per noi sono da debito, perché non producono nulla e ovviamente per tenerli bene consumano, mangiano, hanno necessità di tutta una serie di attenzioni, di lavoro e di cure. Gli animali che hanno sempre lavorato in secoli di domesticazione e hanno prodotto qualcosa per gli uomini, all'interno del santuario invece si devono riposare, non devono fare nulla, e sono gli umani che lavorano per loro. Quindi per questo c'è in un certo senso un'economia al contrario. Dobbiamo sempre cercare di dar loro il più possibile una vita che loro decidono, quindi cercare di non gestire noi gli orari, gli spazi, salvo rarissime eccezioni, animali che vanno per forza divisi perché litigano in modo importante e ingestibile, quindi non è possibile una socializzazione, ma altrimenti noi cerchiamo all'interno di santuari antispecisti di dare agli animali la possibilità di fare quello che vogliono quando vogliono, quindi di non avere orari, a quest'ora stai chiuso, poi esci dal recinto. Loro fanno quello che gli pare e il più possibile interagiscono anche non solo con altri individui della loro specie, ma specie tra specie, come avete visto, di solito sono tutti insieme e vivono il più possibile insieme, quando è possibile ovviamente. Poi il santuario deve comunicare, quindi non deve essere un accumulo di animali, ma deve avere proprio un progetto, un programma educativo, delle visite guidate che sono fondamentali proprio per l'esistenza stessa del santuario e perché un giorno non ce ne sia più la necessità. Cioè noi non è che vogliamo, sì, adesso è un periodo di intermedio in cui auspichiamo che si moltiplichino queste realtà e noi aiutiamo gli altri santuari a nascere, a crescere, a svilupparsi, ma un domani l'obiettivo sia che non ne servano più, perché si ritornerà ad un equilibrio differente, a una società diversa in cui speriamo non sarà più necessario che noi andiamo a salvare gli animali e ce ne prendiamo cura. Il riconoscimento che noi cerchiamo con la rete e per il quale abbiamo iniziato i primi passi è il riconoscimento sicuramente giuridico, ma c'è un altro riconoscimento forse ancora più importante, almeno per noi più importante come attivisti che proveniamo da lotte animaliste, da enti che si occupano di liberazione animale. Ancora di più forse è fondamentale che ci sia un riconoscimento, diciamo, politico, cioè un riconoscimento del ruolo fondamentale che i rifugi stanno facendo con la fatica e il lavoro di pochi, ma perché deve essere si deve riconoscere il ruolo fondamentale all'interno del movimento di liberazione animale. Secondo noi il cambiamento, come abbiamo detto prima, passa da lì, perché è l'unico posto dove si può incontrare gli animali liberati. Quindi è un microcosmo in cui gli attivisti, i visitatori, le persone normali devono poter entrare in contatto con gli animali, conoscere e sperimentare l'empatia e poi speriamo cambiare. Quindi pensare, dopo aver magari accarezzato, visto cosa fa un maiale, cosa fa una gallina, magari pensarci prima di andare al supermercato e di nuovo continuare a esattamente la propria vita, le proprie scelte, senza cambiare nulla esattamente come il giorno prima. Noi speriamo che dei semini che vengono gettati durante le visite, e lo sperimentiamo, perché
fatto da tutto il movimento di liberazione animale, che gli attivisti se ne facciano anche un po' carico, sia dal punto di vista proprio comunicativo e politico, sia dal punto di vista anche economico. I santuari sono sulle spalle di pochi, gli animali liberati non hanno leggi che li tutelano, non hanno diarie, i comuni non li mantengono, salvo rarissime eccezioni, il comune di Milano ha la convenzione con il santuario Porcicomodi di Magnago, ma è l'unico comune in Italia che mantiene gli animali da reddito rinvenuti sul territorio. Per il resto gli animali da reddito vengono mantenuti dagli attivisti. E dato che ci sono così tanti vegani ormai in Italia, sarebbe bene che ognuno di loro si facesse in qualche modo carico di un piccolo pezzo di questi animali, dei banchetti di posi, di vita da cani, di Porcicomodi giù. Viene detto quanto costa un maiale al mese, una gallina al mese, ce n'è per tutte le tasche, cioè una gallina costa poco più di 10 euro, un maiale ne costa 50, una capra 30, i bovini costano 150 euro, cioè e non è corretto che siano soltanto i santuari a farsi carico di questi animali che vengono liberati alla fine anche dalla collettività stessa, perché ci sono animali che sono salvati dagli attivisti poi lasciati in consegna ai santuari. Noi vorremmo che sempre più diventasse responsabilità condivisa e collettiva. Sono il motore del cambiamento, bisogna però che tutti ci aiutino a portare avanti il nostro lavoro. Credo di aver detto tutto e cedo la parola a Cristiana che approfondirà altri aspetti. Innanzitutto le immagini che state vedendo si riferiscono al La Belle Verte, che è un santuario che si sta tra l'altro trasferendo in questi giorni nella provincia di Ovada da quella di Genova. Prima avete visto inizialmente appunto Vita da Cani, scusate. Dopo, se vi ricordate le immagini con il pappagallo bianco, quello si riferivano al rifugio Miletta, vicino a Varese, giusto Sara? Ok? E Novara, vicino a Novara. E poi appunto i poasi prima delle ultime di La Belle Verte. Come diceva Sara, attualmente sono circa 7 i santuari che fanno parte, ci sono ancora Animal SOS, che sono anche loro vicino a Torino, non sono ancora un rifugio costituito in un luogo singolo, ma hanno diciamo in un paio di posti degli animali rifugiati e quindi pian piano troveranno anche loro un luogo ideale. Vuole entrare AgriPunk, un altro santuario nella provincia di Arezzo, fa già parte BEP, un santuario nella provincia di Grosseto, speriamo che entri presto anche IHP, Italian Horse Protection, e poi magari appunto pian piano anche gli altri. Oltre agli obiettivi diciamo già in cantiere e in parte già raggiunti, come la carta dei valori, come la mappatura che stiamo sempre più aggiornando, intanto fare un attimo di silenzio per il finale del video. Come in ogni appunto film che si rispetti, abbiamo messo neanche tutti ma buona parte dei protagonisti di questi luoghi, quindi tutti questi nomi che state vedendo, che stanno scorrendo appunto sono mucche, cavalli, ma anche galline, anche le galline ovviamente nei santuari hanno un nome, quindi un riconoscimento individuale. Teniamo sempre a sottolineare questa cosa per le galline perché
se comunque anche con un numero a un bovino è sempre riconosciuto individualmente, una gallina o un coniglio che vengono magari portati al macello, vengono quantificati in chili di peso che viene portato appunto al macello. Quindi giusto per far capire che per i più piccoli non c'è neanche un riconoscimento a livello personale. Queste appunto sono le persone che con molta fatica stanno portando avanti questi pochi luoghi di speranza in Italia. E questo video, ci tengo a precisare, lo sta realizzando totalmente a titolo gratuito Francesco Castaldo, che è un grande, diciamo, sostenitore della rete, e lo fa mettendo in gioco la propria professione. Sta facendo soltanto con il rimborso spese del viaggio, tutto il giro dei santuari d'Italia, e questo qua che avete visto è soltanto un montaggio provvisorio, perché appunto mancano ancora le riprese di altri santuari. Siamo molto grati a lui perché ci sta permettendo veramente di far vivere emozioni oltre alle parole che noi riusciamo a comunicare attraverso le presentazioni. Stavo appunto dicendo prima che appunto oltre agli obiettivi già raggiunti sta già iniziando a parlare di una gestione unita delle emergenze. Oltre che dover lavorare per tutti gli animali che ospitiamo, nei santuari chiaramente dobbiamo sempre far fronte a tutte le richieste che riceviamo. Chiaramente se c'è un allevamento che viene sequestrato, oggi non finisce più, diciamo, in maniera nascosta e gli animali magari vengono tutti indirizzati all'inceneritore, ma appena qualcuno viene a sapere di questo sequestro, diciamo, si fa di tutto per cercare di salvarli. A chi chiamerà chiaramente una persona, un'associazione per cercare di ricollocare tutti questi animali? Chiaramente si rifà subito ai santuari, perché sono, diciamo, i primi luoghi di riferimento per cercare di salvare direttamente questi soggetti. Vorremmo iniziare a non più essere appesantiti singolarmente, ma appunto a cercare di unirci anche in questo importante lavoro, per cui non più farci togliere energie, magari moltiplicate per il numero di santuari che siamo, perché la solita richiesta viene fatta a tutti e quindi tutti veniamo un po', diciamo, sottratti di queste energie, ma appunto cercare di creare un luogo. Anche proprio un luogo fisico, un sito, una mail, un telefono, dove appunto poter indirizzare tutte queste richieste e poi per quelle che possono essere soddisfatte direttamente dai santuari cerchiamo di far fronte il possibile, ma come diceva Sara, i santuari non sono infiniti, le richieste sono veramente tantissime e quindi cercheremo di, da una parte alimentare, fare sostenere la nascita di altri santuari, dall'altra anche ogni piccolo posto che ognuno a casa propria può dare a disposizione, chiaramente è un gesto veramente molto molto prezioso. Prima appunto Sara parlava dell'importanza della divulgazione nei santuari. Non so se sapete che un mese fa o 2 mesi fa circa a Firenze c'è stata una mostra fotografica molto molto bella in un palazzo importantissimo, Palazzo Medici, vicino al Duomo di Firenze, organizzato da Progetto Vivere Vegan e l'associazione Essere Animali. In quell'occasione uno degli ospiti di onore è stata Melanie Joy, una psicologa, diciamo, conosciutissima proprio di fama mondiale, e tra tutti i suoi interventi durante questo festival siamo riusciti a portarla a mezza giornata ai Posi, sfruttando un po' la vicinanza che c'è tra noi a Pisa appunto e Firenze. Ecco, siamo rimasti molto felici nel sentire ovviamente le sue approvazioni per il nostro operato, che poi appunto comunque riportavamo anche agli operati degli altri santuari, ma siamo rimasti colpiti dal fatto che negli Stati Uniti un santuario quasi non viene neanche preso in considerazione proprio se non fa anche la divulgazione. C'è un santuario o rifugio, loro dicono che il termine viene utilizzato in maniera indifferente, partecipa anche a una sorta di simposio, di incontri a livello proprio loro nazionale, soltanto se appunto opera a questa attività di divulgazione. Cosa gli
così importante. La cosa principale chiaramente è l'incontro, è la conoscenza. Sappiamo bene che alla base di ogni discriminazione c'è sempre una mancanza di conoscenza, un'ignoranza, che questa sia di specie, di razza, di sesso, di genere e quant'altro. Per cui con tutte le attività che noi facciamo di investigazione nei macelli, negli allevamenti e tutte le liberazioni, attività in piazza, festival come questo qua, sicuramente in questo dettaglio qua, quindi nella conoscenza, non ci sono metodi più efficaci che l'incontro diretto con questi animali. Io non ti potrò mai raccontare l'emozione di un maiale, spiegarti benissimo quanto un maiale goda a essere grattato sotto la pancia se non te lo faccio vedere e se non ti faccio provare e esperire questa bellissima, diciamo, situazione. Anche stamattina, pur trovandoci a molta distanza, sono venute persone che erano state lo scorso luglio in visita da noi e quindi si ricordavano ancora di tutta questa esperienza che purtroppo non si vive, non si ha la possibilità di vivere tutti i giorni. E durante le visite cosa può accadere? Sì, l'incontro diretto, quindi la conoscenza diretta, ma si possono anche sviluppare tematiche molto importanti, come riferito anche alla Melanie Joy, ad esempio di fronte ad un pony che ospitiamo in posi, che è stata montata nonostante una malattia molto grave che si chiama l'aminite e che porta un grande dolore ai piedi, noi cerchiamo di far capire alle famiglie che quindi sono presenti lì con i bambini come il montare ad esempio a cavallo non sia soltanto un danno nei confronti del cavallo, ma anche nei confronti del bambino. Nel caso di Lola, dato che lei era malata, la cosa era molto amplificata perché lei aveva dolorosissimo ai piedi e quindi ha associato facilmente i bambini al dolore. E quindi quando è arrivata in posi, Lola odiava i bambini piuttosto che appunto gli adulti. Quello che cerchiamo di far capire sono gli altri due step, oltre alla sofferenza di Lola. Il bambino impara, specialmente proprio su Lola, a utilizzare in maniera tranquilla un frustino, uno sperone, quindi a far suo uno schema violento, perché appunto metterà in campo della violenza, per ottenere ciò che vuole da Lola, ok? E questa cosa, i bambini non possono altro che fare questo, perché se vi immaginate, io purtroppo ho fatto l'istruttore, così nasce proprio sull'evoluzione di un centro ippico. Quindi se voi vi immaginate una scena dove c'è un bambino che viene fiondato, magari senza neanche troppa sua necessità o volontà, viene fiondato sull'ora, sopra l'ora, e l'ora chiaramente non vuole camminare perché ha dolore ai piedi, e gli viene dato un frustino, quel bambino, con la pressione dell'istruttore che dice chi comanda lì sopra, l'ora o Johnny, per fare un esempio, e i genitori a bordo campo che lo guardano e quindi lui deve anche soddisfare delle aspettative dei genitori. Ecco, quel bambino farà un'unica cosa, inizierà a frustare fino a quando Lola non dirà cavolo, è più grosso il dolore della frusta rispetto a quello dei piedi, perché i cavalli iniziano a camminare soltanto quando appunto si va verso il dolore minore, ok? Quindi il bambino fa suo uno schema violento e lo fa proprio, ok? Non è soltanto strettamente legato a quel pony o comunque all'equitazione in generale, perché quel bambino lo estenderà semplicemente con i cani, con i gatti, perché comunque per la nostra cultura specista sono gli animali, ok? Quindi neanche gli altri animali. Ma la cosa ancora più grave, che è appunto il terzo punto che noi cerchiamo di raccontare, è che i bambini, la nostra società umana, il nostro animale umano è antispecista per natura, per cui tutte queste barriere speciste sono costruzioni culturali e basta. E chi ce lo dimostrano? Ce lo dimostrano i bambini, perché loro queste barriere, fino a che non li vengono inserite dentro come se fossero un programma, loro non ce l'hanno. Per cui cosa succede quando loro imparano questo schema violento? Lo passano anche al compagno di classe. Diciamo, tutte queste scene violente così sono sicuramente legate anche alla violenza che noi gli insegniamo verso gli altri animali. Citazioni famose che dicono appunto la violenza verso gli altri animali non è altro che un tirocinio per la violenza verso gli umani, sono verissime e noi abbiamo avuto degli scontri diretti. Noi abbiamo ospitato anche quest'anno circa 25 classi tra materne, elementari e medie e siamo stati felicissimi di averli ospitati.
Mi ricordo ancora 4 anni, una materna, 2 bambini per fare il giro esterno, perché per motivi di sicurezza non li facciamo chiaramente entrare dentro, ma già dalla prima elementare vanno a diretto contatto. Ecco, pensate che 2 bambini si sono messi davanti e hanno iniziato a, appena viste le galline, a dire: ah, le galline le prendo, le porto a casa, gli tiro il collo e me ne mangio. Noi siamo rimasti a bocca aperta, una scena che sicuramente non è molto, diciamo, così facile da riscontrare nelle classi. E ecco, quei 2 bambini si sono messi davanti alla fila e chiunque si avvicinava a loro, loro le prendevano a pedate, gomitate, dicendo: qui comandiamo noi, qua comandiamo e nessuno deve andare avanti a noi. Quindi il solito atteggiamento di prevaricazione che avevano nei confronti delle galline ce l'avevano anche con compagni di classe. Quindi il filo, diciamo, la divisione che noi pensiamo sia grande tra il rapporto che abbiamo con gli altri animali e tra di noi è sempre, diciamo, sempre più piccolo, è sempre riconosciuto più piccolo e probabilmente non esiste, ok? È soltanto una nostra costruzione culturale. Questo è soltanto un esempio di quello che può accadere. Vi garantisco che una famiglia per una famiglia, chiaramente già leggermente sensibile, quando vengono a sentire queste cose di fronte a loro, quindi un soggetto che ha passato queste violenze, sicuramente è un modo molto efficace per buttare dentro semini appunto preziosi. Succedono tantissime altre cose, io ora non ho tempo di raccontarvene altre. Si analizzano i cartellini, si fa, cerca di far ripristinare il collegamento che già l'utilizzo del numero, ok? Quindi tutti questi soggetti non sono nomi come noi gli diamo nei santuari, addirittura alle galline, come ho detto poco prima, ma appunto l'una, ad esempio, la mucca che ospitiamo è diciamo conosciuta ufficialmente come la 4463, ok? E come mai viene dato un numero agli animali da reddito e un nome agli animali d'affezione, anche se poi c'è il microchip negli animali d'affezione, per cui anche lì comunque c'è un numero? Perché sappiamo bene l'effetto che fa su di noi umani il numero e l'effetto che fa sul nome il nome. Noi bambini, durante anche le visite delle classi, chiediamo: ma a voi piace più chiamare il cane magari che ospitate Cico oppure 65? La risposta è unica, cioè tutti i bambini danno l'unica risposta, che il nome è quello che preferiscono. E questo chiaramente è una cosa psicologica che è stata ben studiata e che serve anche a chi lavora nei mattatoi per cercare di trattare in maniera seriale questi animali. E la cosa ancora peggiore è fare un piccolissimo analisi storica e scoprire che l'uomo questo lo ha, questo meccanismo lo ha messo in campo anche nei confronti degli altri umani. Per cui si dice sempre che la storia va ricordata per non ripetere gli errori, qua semplicemente cambiano le vittime e continuiamo a fare i soliti errori. Quindi nei santuari ogni individuo ha un nome e noi siamo fieri appunto di darlo e cercare di divulgare questa pratica. I santuari, come diceva Sara, sono luoghi molto molto impegnativi. Non ci sono attività commerciali che possono, se non i banchetti dove appunto cerchiamo di raccogliere dei fondi, che possono coprire le spese che sono enormi. Vi dico soltanto appunto che un cavallo, un bovino, quindi un soggetto grande, soltanto di spese vive siamo intorno a 100 euro al mese. Ecco, moltiplicate tutto questo per i numeri ospiti a vita da cani, ai posi. Noi tra tutto, anche con l'ospitalità dei volontari e quant'altro, arriviamo a 4-5 mila euro il mese. Ok? Sono tutte in realtà, diciamo, i posi sicuramente a livello esclusivo di volontariato. Quindi sono luoghi veramente che sono dei miracoli per essere in piedi. I posi come la Belverde in questo istante hanno altri volontari che li stanno aiutando a traslocare, soltanto a titolo di volontariato, come abbiamo fatto noi 2 anni fa. Ecco, tutte queste cose sono da considerarsi miracoli e per, diciamo, prendere coscienza di tutto questo c'è soltanto un modo: venire a passare un periodo in un santuario qualunque, chiaramente quelli che sono degni di essere riconosciuti con tale nome. E la rete dei santuari serve anche a questo, per fare un po' di pulizia tra gli pseudo santuari. Ecco, passare diciamo, parlando quindi del sostegno del volontariato, passando una settimana all'interno di un santuario serve a 2 cose principali: la prima, quello di sostenere chiaramente il santuario, ma la seconda, veramente di conoscere quello che c'è dietro a questi luoghi. E vi garantisco che non c'è persona che vada via, ad esempio da noi, perché è la nostra realtà, che rimanga stupita e
pensi, ma come fate a mantenere questo ritmo di vita 365 giorni l'anno? Io ieri sera ero ad una riunione per organizzare il Vegan Days di Punterera, in Toscana, fino alle 1:30, stamattina alle 5 eravamo in macchina. E funziona così, se vogliamo portare avanti un santuario come fanno loro, è così. E quindi un invito a tutti voi, per chi può venirci a trovare, con una visita guidata, diciamo come minimo, ma se potete, specialmente per chi fisicamente non ha problemi, a passare un periodo da noi, da loro, in ogni santuario. In ogni riunione noi pensiamo, ricordiamo sempre che sia importantissimo per ogni attivista, ma per ogni persona, ogni anno, passare qualche giorno in un santuario, perché lì veramente si ha il modo di conoscere e di sostenere appunto questi luoghi. Si sostengono anche grazie all'aspetto economico, per cui qua ci sono due stand presenti, ma poi ogni santuario, anche sulla rete, sul sito della rete www.animaliliberi.org, potete vedere come ognuno ha impostato al meglio appunto il proprio sostegno economico, il 5 per 1000, la vendita delle magliette, l'adozione a distanza e quant'altro. Cerchiamo di muoversi sempre più insieme, e uno degli obiettivi futuri sarà quello anche di fare raccolta fondi insieme, però quella è una cosa delicata e per cui prima vogliamo costruirla per bene, poi magari appunto la lanceremo. Chiudo perché l'ora sicuramente è tardi. Cerchiamo sempre un po' di appunto durante questi eventi di far conoscere queste realtà. Quello che si percepisce durante una visita, ma ancora di più in un periodo, quanto veramente è fondamentale il lavoro di questi luoghi. Sono luoghi di speranza che contribuiscono a cosa? Semplicemente ad un futuro migliore per tutti. Per tutti siamo noi umani e tutti gli altri animali. Non ci sono business dietro, non si vende niente, quello che cerchiamo di far capire. Cerchiamo l'unico obiettivo appunto è di mirare ad un futuro migliore. E lo facciamo partendo da quello che è uno degli aspetti che mette in crisi ogni movimento alternativo. Noi facciamo parte del DES di Pisa, Distretto di Economia Solidale. Si può parlare di finanza etica e tutti siamo d'accordo. Si parla di agricoltura biologica e tutti siamo d'accordo. Si parla di rispetto per l'ambiente e tutti siamo d'accordo. Si parla di rispetto e quindi di assoluta, diciamo, di lasciare in perdere tutti questi animali, e lì si blocca l'accordo, anche nei luoghi dove c'è la sensibilità elevata all'ennesima potenza. Ecco, noi riteniamo che per cambiare il mondo si debba partire proprio da lì. Veniteci a trovare. Tantissimo Sara e Cristian per questa bellissima testimonianza, veramente commovente. Io sono estremamente orgogliosa di avervi avuti qui e di portare questa novità, questa testimonianza vostra. Se qualcuno vuole fare una domanda, a posto così. Come nasce un santuario? È una domanda frequentissima. Sì. Sì. A dure prove, questo sicuramente. Allora, i santuari non sono tutti identificati alla stessa maniera, per cui la risposta più veloce che ti posso dare è fai un giro nei santuari, perché così conoscendoli ti rendi conto come ognuno ha iniziato. Ti posso dire che Ipoasi nasce dall'evoluzione di un centro ippico, per cui avevamo un luogo e pratica con questi animali. Pian piano abbiamo conosciuto Vita Raccani e ci siamo convertiti gradualmente. Vita Raccani ti dirà magari se vuoi dire. Ah, guarda, sì, cioè in realtà dal punto di vista burocratico è generalmente molto semplice, perché soprattutto per la tipologia di rifugio a cui ci rifacciamo noi, nel senso che noi siamo per un'idea degli animali liberi con giusto qualche riparo, cioè sono, anche quando veniamo considerati allevatori, è un allevamento allo stato brado e semibrado, quindi non sta all'immuratura, cioè noi non abbiamo niente di tutto ciò, ci deve essere un terreno di partenza, ovviamente un terreno recintato. Se uno vuole veramente diventare un santuario, sarà poi anche importante che venga gestito da un ente no profit,
perché questo per una trasparenza, noi abbiamo rifugi amici che sono magari delle famiglie che hanno uno spazio e che sono dei rifugi sicurissimi per mettere in salvo gli animali, però poi manca tutto quell'altro aspetto di comunicazione, cioè che a casa tua giustamente uno magari non ci viene, quindi tutto quell'aspetto importantissimo di comunicazione. Però sicuramente già disporre di un terreno, poi a seconda di dove uno si trova, bisogna fare tutta una serie di indagini, di accertamenti, perché la normativa, proprio perché noi siamo vittima di un, cioè ci troviamo in un vuoto normativo, cioè il santuario non è normato e quindi mutuiamo le norme dall'allevamento, diciamo che ci troviamo spesso anche in una situazione paradossale, che ciò che vale da me non vale da lui, perché siamo, cioè l'organismo controllore più vicino a noi sono i servizi veterinari delle ASL, che spesso sono vere e proprie contee, cioè anche da ASL a ASL, da provincia a provincia, ma proprio nella stessa provincia, da ASL a ASL, da distretto a distretto, cambiano i regolamenti attuativi, le piccole normuncole o l'interpretazione delle stesse. Di fatto c'è tutta una procedura per l'apertura, ma ciò che poi sarà importante e vitale sarà su che territorio tu sei e con chi, che rapporto tu riuscirai ad avere con chi ti controlla. Questo non per blandire nessuno, ma perché il primo obiettivo, cioè primario di sopravvivenza del santuario, è salvaguardare i propri animali. Ci troviamo a volte in delle situazioni in cui, proprio perché veniamo considerati allevatori e i nostri ospiti vengono considerati carne, se vengono riscontrate delle malattie all'interno degli animali viene anche richiesto l'abbattimento, quindi cioè devi strenuamente difendere il tuo lavoro e i tuoi ospiti. Quindi poi ci sarà un veterinario di turno, che magari è anche quello che capisce meglio di altri quello che tu stai facendo, che però deve sottostare a dei regolamenti e delle norme, ma l'interpretazione di quelle stesse norme, se c'è poi un minimo di stima e di fiducia nel lavoro che tu stai facendo, ti cambia lo scenario, perché altrimenti saremmo ogni giorno a dover difendere qualcuno che sennò dovrebbe essere abbattuto. Comunque noi di Vita da Cani facciamo, e quello è importantissimo, e assolutamente sì. Sì, l'aspetto gestionale, creativo e fantasioso anche per arrivare in fondo alle giornate spesso, perché ci sono dei problemi che uno magari non si pone neanche, e quindi è giusto che prima di dire apro un santuario uno venga a sperimentare. Poi dal punto di vista formativo noi facciamo uno stage proprio per chi vuole aprire e gestire santuari per animali tra virgolette da reddito. Lo facciamo dal 12 al 18 luglio, da noi tre relatori ci saranno anche loro, e quindi da noi a Magnago, porci comodi, e è uno stage intensivo in cui si sperimenta sia l'aspetto pratico, quindi il lavoro diretto di cura e custodia, accudimento degli animali, e la parte teorica di formazione, quindi tutti gli aspetti gestionali, di avviamento, di apertura burocratici, gli aspetti veterinari e anche di gestione per esempio documentale, dei registri, cioè tutti degli aspetti che purtroppo poi vanno fatti, anche se sono quelli che a noi piacciono di più. Grazie. Bene, allora se questo è tutto vi salutiamo, grazie veramente a voi. Ho salutato chi mi ha tradito, ho dato il mio rispetto a chi mi ha calpestato l'anima, ho perdonato cose che se Dio sapesse...